Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Lobanovskij di Kiev. Buonasera da Francesco Repice, Dinamo Kiev-Inter. Con una vittoria la squadra di José Mourinho potrebbe piazzarsi in testa al suo girone. Sta provando ad attaccare con Eto'o. Attenzione, Milito ruba palla, Schneider sul settore sinistro del rigore, parte il tiro che sfiora la traversa. Occasione per Wesley Schneider subito al secondo minuto. In area di rigore per Mleski, all'indietro Sevchenko, sinistro, pallone che si insacca, ha segnato la Dinamo Kiev, proprio Andriy Sevchenko, proprio lui, esattamente al 21esimo, cambia il parziale allo stadio Lobanovskij di Kiev. Con l'interno del piede destro parte il cross, Samuel testa, il pallone che finisce sul fondo. Il traverso di mezzo, il colpo di testa, la porta è vuota e il pallone che finisce sul fondo, sul colpo di testa di Eto'o. Parte il suo cross pericoloso, gira in porta ancora Samuel, la palla sul palo e poi sul fondo dopo la deviazione. Eto'o, la profondità, Balotelli è solo, Balotelli sul fondo! Clamorosa opportunità per l'Inter, mancata di un nulla. Evitato l'avversario, evitato anche il secondo, carica il destro, fa il traversone, in mezzo, Milito è solo, tiro, rete! Diego Milito è il principe del Bernal, ha segnato il principe del Bernal, ha pareggiato Diego Milito. Colpo di tacco, Muntari in area, sinistro, sfugge il pallone, e lì Milito sulla linea, Schneider rete! Ha segnato l'Inter! Ha segnato Schneider! 2-1, clamoroso! È finita! Risultato ufficiale e finale a Kiev! Inter batte Dinamo Kiev 2-1!